fucile, tanto da convincere il Dipartimento Antidroga del Ministero della Salute ad emettere un'allerta di grado 2 per segnalare la pericolosità della sostanza. Quello dei Arsi, infatti, è stato il primo caso di intossicazione in Italia. Il paradosso però è che non c'è nulla di illegale, perché i componenti delle bustine di deodorante non rientravano tra le sostanze psicotrope segnalate dal Ministero, di cui anche la difficoltà iniziale dei medici del pronto soccorso a risalire alla causa scatenante dell'intossicazione dei tre ragazzi. I giovani, dopo un giorno passato in osservazione, sono stati dimessi. Dell'accaduto è stata informata la procura e per i tre potrebbe anche scattare una denuncia. Ma fatto sicuramente più importante, dopo quanto successo, è la reale possibilità che le sostanze contenute nelle buste di deodorante possano essere presto inserite nelle tabelle ministeriali e considerate pericolose e dunque vietate. E basta infatti usare in maniera perlomeno impropria una miscela di fiori ed erbe per mandare all'ospedale tre ragazzi.